Bentornati sul mio canale. Oggi un nuovo video spacchettamento, ma prima di iniziare, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella e giù nell'info box vi ricordo sempre di cliccare perché trovate sempre tutte le informazioni dei miei social e per quanto riguarda la descrizione dei video. In questo caso troverete informazioni per quanto riguarda la My Beauty Box. Per l'appunto andiamo a spacchettare la My Beauty Box di aprile che mi è arrivata e quindi andiamo a vedere cosa ci riserva. Bellissima la copertina per quanto riguarda il mese di aprile, veramente molto molto belle con queste foglie super belle. Come sempre la loro scatola è sempre nera e andiamo ad aprire il sigillo insieme. Che profumo! Sento già un bel profumo. Allora, questa box si chiama Green Min, quindi già più o meno si riesce a intendere che cosa possiamo trovare. Mettiamo da parte. Allora, per prima cosa trovo questo prodotto della Widow che già in passato ho provato alcuni prodotti come il sapone solido. In questo caso abbiamo trovato una maschera ottima, io adoro le maschere e sono molto curiosa di provarla. Questa è da 75 ml ed è fatta in questo modo qui. È anche un ottimo profumo. Poi andando avanti, troviamo questa che già in un'altra box mi era stata inviata ed è praticamente una bibita, un drink ed è proprio uguale a quella che ho già ricevuto. Natural Album della Boom ed è questo qui. Della Vileda c'è questo Shower Bear che è proprio questo che prendeva tutta la profumazione del appunto all'interno della scatola e per l'appunto è un body wash solido e ha una profumazione straordinaria, veramente freschissima. Ed è questa qui, fatta così. Mamma mia, è super super buona, raga. Troppo troppo buona. Non vedo l'ora di utilizzarla. Della Vileda. Poi abbiamo un altro prodotto sempre per il viso della Hello Good Stuff, fatto così, ed è per l'appunto un'altra maschera per il viso della Essence. Per la prima volta troviamo un prodotto Essence che andiamo ad aprire ed è, vediamo di che cosa si tratta, sembra gelatinoso questa maschera viso. Ha un ottimo profumo, si presenta come una gelatina, molto molto strana devo dire, ha una consistenza molto fluida, molto gelosa se vogliamo. La proverò e poi vi farò sapere. Poi abbiamo anche questo prodotto, l'ho già trovato in un'altra box e l'ho provato e devo dire che mi è abbastanza piaciuto. Si tratta di una confezione di tre assorbenti ipoallergenici della Dis. Questi qua e sono per l'appunto
fatti così, uno medio, uno piccolo e uno super, uno grande, insomma. Questi io normalmente li ho sempre in borsa, insomma, quando ho il ciclo, insomma. Poi abbiamo un prodotto in vetro che ho capito già di che cosa si tratta. È un prodotto di collagene, un altro prodotto che già si ripete, che si ripete ancora una volta. Questo è per un Pure Plus Gold collagene e, se non mi sbaglio, questo è un integratore per capelli e unghie. Dopo comunque vediamo il Deplian, che è uscito con tutte le caratteristiche dei prodotti che è uscita dalla box, ma sono sicura al 90% che si tratta di quello. Poi troviamo questo matitone della Puro Bio. Questo è un correttore che, se non vado errando, si poteva scegliere il colore del correttore e io avevo scelto questo qua, penso, non mi ricordo neanche più. Comunque questo è un 19 correttore concealer della Puro Bio. Questa è la colorazione che andiamo a vedere, eccola qui. Due prodotti di Nabla che adesso andiamo a vedere. Si tratta del Soft Matte, un ombretto color caramel, questo qui, adesso andiamo a vedere. Fatto così, ora lo sbocciamo. Se mai riuscirò ad aprirlo, ed è appunto una cialdina. Sì, molto molto bello. Questo è il colore, bello, un bel colore matte. Dovrò prendere una palette magnetica vuota per mettere tutte queste cialdine di Nabla che mi sono uscite nel corso del tempo dalle box, perché stanno aumentando. E poi c'è questo, sempre di Nabla, che mi piaceva tantissimo, questo colore, se non mi sbaglio anche di questo colore si poteva scegliere. Questo è Virgin Island Texture Celestial, quindi ecco, così è più veritiero come colorazione. Bello come colore. Più scuro da quello che si forse si intravede da lì, molto setoso. Molto bello, molto luminoso, bello, bellissimo, bello bello. Questo penso che lo utilizzerò a breve, molto molto bello. E questo è stato l'ultimo prodotto. Devo dire che, a parte questi ben quattro prodotti che si sono un attimino come dire ripetuti, potevano anche evitarlo, insomma. E la box è terminata. Andiamo a vedere per quanto riguarda l'opuscolo qui. Allora, abbiamo trovato il Pure Plus, per l'appunto Gold, che appunto, come vi dicevo, è un integratore alimentare liquido arricchito da 6 ingredienti attivi al gusto di pesca.
e arancia. La formula brevettata è a base di collagene marino, l'arginina, vitamina B3, B5, vitamina D, estratto di zafferano ed estratto di rucola. Supporta il benessere e la salute della pelle, favorisce la crescita dei capelli, aiuta a contrastare la sindrome premestruale e a migliorare l'umore. Ed è un full size da 50 ml. Poi per l'appunto abbiamo trovato la maschera viso della Essence, ed è una maschera viso rinfrescante e idratante all'acqua. Ecco perché è una maschera molto liquida, tipo gelosa, all'acqua di cetriolo, che dona alla pelle stanca un aspetto luminoso e levigato in un attimo per un look fresco e radioso, ed è un full size da 50 ml. Sono molto molto curiosa di provarla. Poi abbiamo il bagno doccia solido allo zenzero, che devo dire che è strabuono, ha una profumazione straordinaria. Infatti appena ho aperto il pacco, la scatola ha emanato questa profumazione di zenzero, una cosa veramente favolosa. La sua fragranza con oli essenziali naturali al 100% si sprigiona nel vapore della doccia ed offre ai sensi una ventata di energia, mentre la formula biodegradabile di origine naturale è al 100% e si prende cura della pelle e dell'ambiente, arricchito da burro di karité biologico e glicerina di origine vegetale, deterge delicatamente e coccola la pelle, ed è anche qui una full size. Poi per l'appunto il matitone correttore della Puro Bio ha una consistenza morbida ed idratante, infatti è morbida per quanto riguarda la punta, poi vedremo nel tempo quando lo utilizzerò se effettivamente è idratante, e grazie agli oli vegetali di soia e albicocca dona luce e freschezza al volto. Comodo da portare sempre con sé, disponibile in due diverse colorazioni: beige, aranciato e verde olivastro. E quindi io per rispondere alle esigenze del contorno occhi e quelle delle zone del viso con piccole imperfezioni, il prodotto è Nickel Tested Vegan, ok, ed è certificato biologico da CCPB, ed è un full size da 2,3 grammi, e per l'appunto io ho scelto la tonalità beige. La maschera della Vido, eccola qui, una maschera nutriente e anticrespo, dona morbidezza e lucentezza ai capelli. La formula minimalizza, composta per il 94% da ingredienti di origine naturale, che non contiene solfati, siliconi e coloranti artificiali, certificato e vegan, cruelty free international. Ed è una travel size da 75 ml, ottima, non vedo l'ora di provarla a sto punto. Sapete la mia mania di prendermi cura dei miei capelli sempre. E abbiamo trovato la coppia di ombretti super pigmentati, soffici al tatto ed estremamente facili da sfumare. La loro intensità dura per ore e ore al 100% vegani e cruel free, e disponibili in 10 tonalità dal finish diverso, suddivisi in 5 coppie a vostra scelta. Per l'appunto io ho scelto Caramel e Virgin Island, ma si potevano scegliere anche queste altre tipologie di coppie, insomma. Io ho scelto per l'appunto la prima coppia, che appunto è questa qui che abbiamo sbocciato insieme, e sono dei full size. La texture bright è luminosa e ricca di perle riflettenti che donano grande luminosità, la texture super matte opaca, cremosa al tatto e dal finish estremamente pieno e vellutato.
E non solo, questo mese due prodotti in omaggio per voi, per l'appunto abbiamo trovato gli assorbenti e la bibita. Quindi, ok, allora a questo punto, come doppione, devo dire che abbiamo trovato un solo prodotto, e cioè l'integratore, che non fa mai male comunque, anche se l'abbiamo già provato, però diciamo che gli integratori alimentari liquidi per prenderci cura appunto sia per i capelli che per il nostro viso, per la nostra pelle, sono sempre ben accetti, insomma. Poi qui c'è un codice sconto se volete acquistare questo abbonamento semestrale. Questo è un codice sconto con il 15%. Se vi interessa, fate uno screen. Ok, penso di avervi detto tutto. Questa offerta è non cumulabile e valida fino al 31 maggio 2023. Quindi, se vi interessa, affrettatevi, insomma. Questa box appunto di aprile ha un valore di 60 euro. Sono prodotti, all'interno abbiamo trovato comunque dei prodotti, un mix di prodotti a basso impatto ambientale, zero waste, che vi aiuteranno a prendervi cura della vostra bellezza, insomma. E questo è quanto, ragazze. Che dire? Devo dire che comunque ci sono dei prodotti nuovi da testare, come appunto questo sapone solido per il corpo, la maschera viso della Essence, questa maschera per i capelli, che è veramente molto interessante, la matita Puro Bio, il matitone Puro Bio, che è un correttore. Io di solito utilizzo quelli liquidi, quelli a matitone diciamo che non mi soddisfano come quelli liquidi, insomma, però diamo una chance anche a questo di Puro Bio, insomma. Poi abbiamo trovato i due, la combo che secondo me per i miei gusti personali è perfetta, di Nabla, che sono appunto i due refill che comunque sono in full size di Nabla, gli ombretti. La bevanda, che è stata un prodotto in più, quindi un omaggio, come anche il tris degli assorbenti. Quindi su per giù diciamo che alla fine se la sono cavata, perché se erano comunque dei prodotti che non erano comunque omaggi, alla fine diciamo che erano pochi i prodotti nuovi da poter testare, insomma. Ma si sono salvati in calcio d'angolo, come si vuol dire. Bene, ragazzi, allora io per questo video ho terminato. Grazie per averlo visto. Spero di avervi fatto comunque un po' di compagnia. Fatemi sapere se avete provato qualcosa di questi prodotti. Io sicuramente prossimamente utilizzerò questo stupendo ombretto di Nabla, che è luminosissimo. Io adoro in questo periodo gli ombretti così luminosi, belli, effetto quasi bagnato, oserei dire. Per l'appunto proverò anche il matitone, il correttore, anche perché ho terminato quello che stavo utilizzando di Makeup Revolution, quello liquido, e diciamo che sono curiosa di appunto di provare questo qua. Quello di Makeup Revolution, tra l'altro, è stupendo e sicuramente poi lo riprenderò.
E questo è quanto. Io vi ringrazio, vi mando un bacio. Se vi va, iscrivetevi al canale, vi aspetto anche sugli altri social. Se vi volete iscrivere anche voi per ricevere la My Beauty Box, trovate tutti i link giù nelle impostazioni, giù nelle informazioni, nell'info box. Io vi ringrazio, vi mando un bacio e noi, se volete, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!